Buongiorno, buonasera, qui Shadow Yoshi e siamo in una nuova puntata di Fire Emblem Business World. L'ultima volta abbiamo ripulito. Non tre navi, due navi. Siamo onesti, due navi. Perché la terza era piena e non avevo chance di tenere tutti in vita con tutta quella gente in giro. Abbiamo ucciso Zoldam, o per meglio dire Luna. Gli abbiamo rubato l'anello. Povera Luna. Ed è andato in generale bene, ho fatto solo un piccolo errore che si è rivelato essere non troppo significativo. Quello che faremo oggi sarà avere a che fare con un boss bastardo. Tanto per dirne uno è promosso. Tanto per dirne due è un nomade. Un nomade promosso. I nomadi sono bastardi già non promossi. Tanto per dirne tre. C'è una certa cosina che vogliamo prendere a tutti i costi. E che ci permetterà di glitchare il capitolo. Per il momento. Hector, però, si spiace di farlo. Sì, ok. Per il momento vediamo la storia. E poi ne parleremo. Ho detto che glitchavo sto capitolo, ma non posso farlo immediatamente. Devo innanzitutto inseguire un ladro bastardo. Devo proprio inseguirlo, devo probabilmente mandare un conglomerato di persone con buona difesa a andargli dietro. E non so neanche quanta gente ho in mezzo. Se glitchiamo il capitolo potremo fare una. Saremo in grado di fare una serie di cose che spiegherò una volta finita la cutscene. Ciao Nergal! È la prima volta che ti vediamo, giusto? Wow, questa gente è proprio sicura di sé. Wow, è così che la chiamate? Forza? Potevate chiamarla Etere o qualcosa del genere. E questa credo sia inoltre la prima volta che vediamo Effidel senza cappuccio, credo. Limstella! Sarà divertente arrivare a te. Già. Il cane. Oi. Non fare bastardo. Già. Magari potessimo. Oh no, Leila, non fare porcate. Già. Addio.
Addio. Non ci è voluto molto. Dopotutto letalità uccide tutto tranne che il drago. Quindi non so se è in grado di ammazzare Nergal letalità. Un giorno dovrò provare. Ah, però credo sia immune ai critici o qualcosa del genere. Non sono sicuro. Purtroppo le cutscene sono lunghe in questo capitolo. Ci vorrà un po' prima che possa parlare del capitolo proprio in sé, della mappa in sé. Ok. Ouch. Devo davvero. Devo davvero punirli per questo. Oh, salve. Questo è il boss di turno. Ed è bastardo. È bastardo così ed è bastardo alla fine del gioco. Non dico altro, per quelli che non sanno, la trama. La molla. Sì, però l'hai appena fatto. E questo è il problema. Ok. Per fortuna il fatto che la sua fidanzata sia morta non gli impedisce di entrare nella mappa. Vedete questa? Questa servirà per glitchare. E a noi interessa molto glitchare al momento, quindi quello che faremo sarà essenzialmente prendere Kent e Sane. Oh, devo sprecare uno slot per buttare dentro Florina. Devo ricordarmelo. Devo prendere quel ladro, fargli droppare la torcia con una persona che abbia l'inventario pieno, possibilmente. Che probabile che sarà. Oddio. Probabilmente sarà Sane, se devo essere proprio onesto. Sane può arrivare qui, usare una picca su sto tizio e probabilmente shottarlo. Con un po' di supporto. Vediamo. Ci sono un po' di cose da prendere in realtà. Riusciremo a vedere bene che cosa è disponibile a noi una volta che riusciremo a glitchare la mappa. Comunque, per adesso sappiate che Y si trova qui, se ben ricordo. Come vedete, su un bosco. Noi non lo vogliamo sul bosco.
Quindi quello che succederà sarà semplicemente che una volta che attueremo il glitch, lo sposteremo fuori dalla foresta. E dato che droppa un dardo ad Orione, proveremo a passare il suddetto dardo a un'altra delle unità che si trova qui. Gli faremo scartare la lama letale che possiede. E faremo in modo che il suo arco lungo sia droppabile. Questa è l'idea, diciamo. Essenzialmente facciamo in modo che il dado d'Orione, invece che dropparlo, dobbiamo rubarlo a un'unità. E impediamo a Uai di counterare quando gli andiamo in faccia. Ed è l'ideale. Lo metteremo probabilmente qui, che è circondato oltretutto da foreste. Cioè, basta che tenerlo fuori dalla foresta, essenzialmente. Allora, in Hardmode sono abbastanza sicuro che ci sono Pegasi qui. Il ladro dovrebbe scappare da questa, se ben ricordo. Scappare di qua. E non vogliamo lasciarlo scappare. Perciò dovremmo utilizzare la cavalleria, dato che non abbiamo ancora un'unità volante. Dovremmo utilizzare la cavalleria per raggiungerlo e possibilmente ucciderlo. E mandare la staffa torcia, questo è importante, a Merlinus, nella tenda di Merlinus. Dobbiamo mandarla lì, assolutamente. Così Priscilla può tirarla su immediatamente e possibilmente glitchare il capitolo in seguito. Questo è in generale quello che dobbiamo fare. Ovviamente devo fare le mie solite preparazioni, quindi ci vediamo tra poco. Ok, allora, il piano originale non è che abbia ancora provato a far nulla, ma il piano originale era quello di, appunto, lasciar correre il ladro. Mi sono ricordato che questa staffa, tanto vale usarla. Quindi, devo portare Priscilla il più avanti possibile. Non ho bisogno che Sen sia qui per shottare sto tizio. Matthew farà un colpo di torcia qua. Scendo un pochino e farò un colpo di torcia, così che possa vedere il ladro, avvicinarmi il più possibile e uso la staffa sonno su di lui. Non dovrei avere problemi nel colpire, perché non credo, non ha statistiche incredibilmente alte. Inoltre ho dato un'ascia di ferro a Canas, così posso passarla a Dart. Dart si materializza più o meno qua attorno, non mi ricordo dove di preciso. Elwood deve gestirsi i pirati che scendono da qui. Dopodiché è probabile che prendo Oswin / Bartre e li porto da questa. Infatti non è una cattiva idea. Metto Bartre davanti, dai. Tanto entro un certo capitolo deve essere livello 5 promosso, quindi. Ok. Sembra una buona disposizione, quindi direi che possiamo cominciare. Sì. Oh, ok. Bene. Possiamo iniziare. Prima cosa, torcia. C'è un po' di gente. Comunque qua, già qua possiamo vedere che ci sono un'altra torcia droppabile, un lampo droppabile. Ci sono Pegasi qui, fidatevi. Al momento a noi interessa. Vediamo, che razza di range ho? 5. Quindi devo portarmi fin qui. Fino a fuori, devo andare fino a fuori. Cacchio, non è ideale, ok. Il che significa che devo spingermi un po' più avanti prima di fare porcate varie. Allora, picca, sciotta. Fantastico. Ok, credo che dovremmo aspettare un turno prima di metterlo a dormire quel ladro. Non mi lamento. Ci sta. Allora, giavellotti per gestire il turno successivo.
Questo è Dart, come vedete, armi molto pesanti, ed è per questo che voglio almeno passargli un'ascia di ferro. Detto questo, gli farò comunque utilizzare... Allora, Dart dovrebbe cavarsela se lo mando qui, tipo, equipaggio l'ascia di ferro e uso una torcia, vediamo. Faccio 6 state comunque, perché... scusatemi, ma in questo capitolo dovrò usarli. Nel senso che... Devo usarli comunque in virtù del fatto che... come dire... Madonna quanto levi. In virtù del fatto che... Devo comunque glitchare il gioco e per glitcharlo ho bisogno di fare save state. Ah, tengo... aspettate. Tiro su Matthew. Sto qui per dare supporto a Sane. Ora il problema maggiore è chiaramente sto pirata. Questo è il problema maggiore. Ma addosso. Vanno tutti addosso ad Art, mi sa. Quasi lo raccolgo e lo porto via. Devo semplicemente parare la strada. Lin dovrebbe cavarsela. Spada di ferro. Andrà ben bene. Ho paura del Pegaso off screen, ma a parte quello... Onestamente... Mando comunque... cerchiamo di fare porcate. Infatti, stavo per farla. Stavo per farla, la porcata. Mi metto qui... Con Will. Come vedete ho trovato un modo per portare Will. Ho dovuto sacrificare la presenza di Marcus, ma credo ne valga la pena. Elwood se ne sta qui. Si gestirà i pirati, come ho già detto. Bartle, stai pure là. Si è inchiodato a Bandicam per un momento. Ok. Dovrei cavarmela. Se non divento incredibilmente sfortunato. Sto tizio non mi prenderà mai. E Lin lo uccide. Il che è fantastico. È una torcia in più. E chi si lamenta? Ora, chiaramente dovrò farmi attaccare dal Pegaso. Quello è inevitabile. Però... Non fai neanche male. Cioè, non tantissimo. Critici! Lin arrabbiata oggi. Ok. C'è anche un nomade in range, credo. Ma credo finisca lì la storia. Certo, ovviamente andranno addosso a Sane in virtù del fatto che non doppia e che gli fanno più danno. Quello ci sta benissimo. Altro tizio lì. Un po' di Pegasi, come dicevo. Pegasi. Au. Beh, a me interessava che Lin sopravvivesse un turno, quindi. Quanta gente? Oh, ma dai. Oh, che culo. Perché da... Non lo doppiavo di sicuro. E dalla foresta non lo uccidevo. Comodo. Altro nomade. Da quella scappi, eh? Ok. È interessante. Questo risultato di turni, diciamo. Questo tizio è veloce. Porco cane che veloce. Ok. Ferro. Posso fare acciaio per... Sì, dai. Facciamo acciaio. Per esperienza. Tanto non cambia niente. Per esperienza d'arma, intendo. Wow. Davvero? Se porto Dart lì... Sembra ok come tattica, vediamo. Ah, devo dargli le animazioni. Aspettate. C'è un altro Pegaso lì, ok. Opzioni. Unità. Vediamo. Priscilla, Merlinus, Dart.
che volevo evitare i danni a tutti i costi. E questo è il concetto. Vorrei mandare avanti Lin, ma non posso. Quindi, tirati indietro. Madonna, sto tizio mi doppia. Cioè, mi doppia a prescindere dall'arma. Quindi tanto vale che uso un'ascia per tentare almeno di ammazzare un nomade. Vediamo. Ok. Kanas può entrare e uccidere. Uff. E probabilmente devo portarlo pure fuori. Come stiamo a 21. Ok. Lancio di ferro, bla bla. Posso piantare Oswin qui, direi. Beh, aspettate. Sapevo. Ok. Lin è abbastanza in pericolo, quindi devo per forza mettere Oswin qui. E sperare che non ci siano troppi, diciamo, troppi Pegasi in giro da questa. Ovviamente ho completamente dimenticato di... Fuck. Ok, fin dove arrivi, amico? Dovrei riuscire a scappare? 1, 2, 3, 1, 5, 6, no. Ma cavolo! Cioè, è solo una lancia di ferro, ma cavolo, non voglio farmi doppiare a 50.000 persone. Ah. Dovrei cavarmela, ma che palle. Davvero? Perché? Cacchio, non posso scappare dai Pegasi. Devo per forza far così. E se no viene attaccata. È irritante, non lo nego. Allora, è pieno di gente qui. Vediamo. Se in esce e shotta un Pegaso, direi. Lancio d'acciaio però. Oh, non stanno mica scherzando. Dovrei forse controllare se ci sono altri oggetti di interesse. Può benissimo essere. Scure, c'è d'acciaio. Per ora devo semplicemente uccidere te. Sei in mezzo, quindi devi toglierti. Niente male. Via i nomadi. Sono la parte più pericolosa dell'intero capitolo, quindi non mi lamento. Ora, la questione è, una lancia d'acciaio uccide Priscilla? No. Devo solo pregare che... Allora, lo metto a dormire, sto ladro. Devo mettermi in un posto sicuro, però. Come faccio? Perché dalla foresta non posso. E non raggiungo altre foreste. Vabbè. Mi becco un colpo di... 66, non è altissimo. Safe state. Ma certo che l'ho mancato, per forza! No, scusate, questa la riggo, perché devo voglio addormentare. Sapete che c'è? Bene! Non dovrebbe scappare lontano. Non troppo. No, al diavolo, devo colpirlo. Devo riggare, scusatemi. Torno tra un attimo. Ok. Stavolta l'ho preso. Livello arma, bene. E ora se ne starà a dormire e posso semplicemente... Poi dovrò tipo fare le corse incredibili per tornare indietro. Per via di quanto indietro mi sono spinto. E infatti, probabilmente mi conviene stare un pochino più indietro, così posso prendere la cosa subito. Sono un po' più lontano, ma non dovrebbe cambiare molto. Vediamo. Infatti. Molto meglio. Da qui dovrei riuscire a raggiungere la cosa, la... Come Cristo si chiama? La tenda. Se posso raggiungere la tenda, posso spezzare in due il gioco nel giro di un paio di turni, credo. Matthew può fare quel che gli pare. Anzi, è probabilmente una buona idea parare davanti Matthew alla...
a Florina. Quindi, ok, tu scendi, ok. Lì frega niente, vediamo come va di là. Oh, carino. Vuol provare a uccidermi. Purtroppo non doppio, giavellotti. Però poi là. No, che sfiga. Quasi mori, quasi. Me l'aspettavo. Tutti su Canas, vero? Non è difficile da immaginare. Ah, ok, Priscilla. Mi sa che è una screpa, vediamo. Questo tizio non dovrebbe doppiare Canas? Non sono sicuro. Cazzo! Oh! Non ci voglio credere! Oh, che culo! Oi là! Wow! Anche Priscilla avrebbe potuto crepare. Ciao Fiora. Non fare stronzate, ti prego. Non fare stronzate, non attaccare gente stupida. Quello va bene. Non so come è successo. Non so che cazzo. Non mi aspettavo di sopravvivere così. Non così. Ok, Lin, per favore. Rimuovi questi pirati. Ho mancato un 80. Che culo. Non ci credo. Non ci posso credere. Ora, chiaramente la questione è rimuovere questa gente. Will, dammi una mano. Canas deve, tipo, prendere e andarsene subito. Ti prego. Ok. Molto bene. Canas si tira indietro, come dicevo, ma prima, dato che non sono stupido abbastanza da lasciare questo tizio in vita, togliti di mezzo. Ed è tipo un'altra torcia ancora. Mandala indietro. Non ci serve. Canas può ritirarsi e non dovrebbe essere colpito da nessuno. Nah. Allora. Prendiamo Fiora. Lol, rip. Tanto te sei l'unica rilevante qui, quindi vediamo. Già. E abbiamo Fiora. Ovviamente anche lei deve per forza, perché è furba, entrare con armi pesanti in questo dannato capitolo. Tutti con armi pesanti devono entrare. Perché? Ma dimmi perché. Considerata cosa mi sta per venire addosso, preferisco andare di spada. Torcia. Mandala indietro. Rimuoviamo il caro nomade.
Dovrò aspettare ancora un turno prima di glitchare. Non mi dispiace, ma... vediamo, insomma. L'ideale per il momento sarebbe prendere... a dire il vero, tanto vale. Finalmente comunque abbiamo un'unità volante nostra che possiamo effettivamente usare. E con buone basi, soprattutto. A sto punto credo di poter buttare una cura. Tanto il ladro se ne starà lì e rimarrà addormentato. Sono davvero poco preoccupato a riguardo. Fin dove arrivi tu? Meno male che sei da solo, perché sennò... solo una scura. Non mi prendono le scuri. Spadacciaio. Questo starà addormentato ancora per un po'. Mi sento abbastanza sicuro, devo dire. Allora. Ascia di ferro, torcia. Direi. Devo capire quanti Pegasi ho attorno adesso. Uno, ok. Giavellotti. Deve essere peggio. Oswin letteralmente è qui che non fa niente. Potevo portare qualcun altro. Vabbè. Sì, ok. Oh, tu eri un po' alto. Devo curare Lin. Non dovrei rischiarle queste. Sì, rompere una lama letale, vabbè, dai. Non mi fa schifo. Rompiamo una lama letale. Non è necessarissima. Vuol dire, ho una spada d'argento in riserva proprio per momenti come questo. Chiaramente se crittassi, e magari quando serve, invece che quando non serve, Eliwood, sarei più contento. 32. Ho appena spaccato la lama. Ma tu vai su Kent. Vieni doppiato. Non ucciso. Quindi potrei perfino passare un'altra kill a Fiora. Il pirata andrà addosso a Priscilla. Perché è quello che dovrebbe fare. Ci sta. Giavellotti. Molto ben fatto, direi. L'intera faccenda, diciamo. Beh, Bartre li shotta sti Pegasi. Direi che faccio correre questo turno e poi possiamo cambiare. A che punto stiamo? Allora, turno 4. Dobbiamo uccidere Y entro il 15esimo. Non è difficile. Questa è una lancia. Ok. È un buon momento per uccidere sto ladro, direi. Quindi facciamolo immediatamente. Con tanto di critico. Mandiamo indietro la torcia. La prendiamo. Beh, non è che mi serva. Florina adesso non mi serve più. Togliti. Allora. Rimuoviamo Mister Scure. Qui. Cosa ho mancato? Ma dai! Ma veramente? Ho mancato un 93. Beh dai, non mi lamento perché prima doveva... c'era un 80 che doveva colpirmi. Ero sicuro che avrei dovuto resettare. Wow, quanta gente lontana. Tuttavia, questo caro cavaliere posso sfruttarlo per triggerare il glitch. Devo solo... tu in giavellotto, amico? Sì.
scusate, mi ero incantato. Dicevo, devo solo... Beh, intanto qua sulla foresta non mi colpiranno mai. Devo solo prendere Priscilla e portarla giù. A sto punto. Canas può scendere. E perché no attiriamo sto tizio con la spada di ferro e lasciamo che Will lo uccida. Butto giù il tronco giusto perché. Tanto non cambia nulla. Passiamo. È tutto sotto controllo adesso. Tre. Bella questa. Sì, alla fine avevo detto, Elwood si gestisce i pirati a nord-ovest, invece è Lynn. Oh wow. Hai un po' di difesa, amico. Bartre. Ok. Nomadi. Non voglio triggerare il glitch con i nomadi, se devo essere onesto. Potrei, ma non so se mi conviene. Allora, per adesso voglio vedere. Oh, giusto. Devo starmene qui però. Will ce la fa. Tranquillo. Credo di poterlo triggerare se riesco a capire dove si muove il nomade. Vediamo se è vero. Posso farlo. Devo solo vedere dove si muove sto nomade. E se mi metto qui... Kent si tira un pochino indietro. Matthew si tira indietro. Merda, volevo calcolare il coso. Ok, allora. Faccio save state. Qui. E vedo dove si muove il nomade per come sono messo adesso. E poi attiverò le glitch. Arrivo tra poco. Ok, scusate. Mi sono accorto che dovevo togliere dalle scatole Fiora, perché sennò va a attaccare Fiora. Non è che Fiora muore, ma non mi fido, perché c'è la nebbia. Quindi ho spostato Fiora e ho deciso che tanto valeva ripulire il resto dei Pegasi. Bartre aveva preso un buon livello, vediamo. Non dovrebbe essere cambiato. Ed è cambiato, cazzo! Aveva preso velocità, che palle! Ok, si può sistemare, credo. Devo solo... In teoria... Così non ho ancora cambiato nessun... No, ma dai! No, allora, c'era un modo perché avevo... Per prendere quel livello lì. Che non voglio perdermi quel livello perché... Semplicemente per il fatto che c'è velocità dentro, non voglio. Siamo a 38, devo muovermi. Allora... No, scusatemi, ma a sto punto tanto vale spammare safe state. Per favore, Bartre. Riprendi quel livello che ti ho visto prendere. Ma sei figlio di... Dai, che palle. Ok, non ci provo oltre. Mi limito semplicemente ad ammazzare la gente. Che balle però, aveva preso un buon livello. Cavolo, Bartre. Cioè, è vero che si era fatto attaccare dal Pegaso, però... Invece che essere lui che attaccava, ma cavolo, dai, c'è un limite. Uffa. No, scusatemi, adesso mi arrabbio, perché non voglio veramente... Turbo, basta, sono stufo. Uso Dart, così non si pone il problema. Adesso, save state, perché voglio vedere dove vado ad attaccare quel nomade. Dopodiché potremo tranquillamente attivare il glitch e passare al prossimo video. Torno tra poco. Ok, ho visto chi attacca. Siamo pronti.
Però voglio togliere le animazioni. Per un momento. Perché è più facile. Per me. Quindi disattivo le animazioni. Save state. E mi preparo col Ctrl R. Dovrebbe funzionare. Vediamo. Lin ancora si gestisce i pirati, ovviamente. Altro nome da lì. Dovremmo avercela fatta? Vediamo. No, non è entrato, cazzo. Che palle, non sta entrando. Adesso forse? Dovrebbe funzionare, che strano. Ora sì. Ora sì che funziona. Come vedete possiamo vedere da qui. Possiamo già osservare Y. È piuttosto pericoloso. E ha buone armi. Essenzialmente noi vogliamo che questo arco lungo diventi la sua arma droppabile. Quindi prima mi guardo in giro per vedere che cosa hanno di arma. Ci sono Pegasi qui. Gli altri nemici che ci sono nascosti nella nebbia. Vediamo. Spada sottile. Qua ci sono dei mirmidoni patetici. Nulla di particolare. Un tizio con lampo. Un altro con lampo, sapevo già. Ok, non credo che riusciremo a far molto, quindi direi. Why si sposta qui. Fa uno scambio con questo tizio. A noi interessa l'arco lungo. Per utility, diciamo. Sì, credo abbia funzionato. Signor Dardo Dorione, lo mandiamo un po' avanti. Spostiamo questo tizio. Spostiamo un po' di gente a questo punto. Così posso ucciderli. Vediamo chi altro c'è. Nient'altro, credo. Ok. Come vedete è possibile fare questa cosa anche con la staffa torcia. È sufficiente prendere mirare con la staffa in un punto dove sapete che un nemico andrà a colpire. È un po' più difficile. Però è possibile. A questo punto possiamo semplicemente terminare. Spawn altra gente, ok. E possiamo continuare nel prossimo episodio. Per il momento, grazie di avermi seguito. Questo era il Torch Glitch invece del Mind Glitch. È la stessa cosa, solo che si fa con la staffa torcia. Questo era Fire Emblem Blazing Sword. E io sono solo Yoshi. Se il video vi è piaciuto, se volete di più, lasciate un commento, mettete mi piace o iscrivetevi al mio canale. Detto questo, per ora abbiamo concluso. Perciò ci vediamo come sempre in un prossimo video. Bella!